Non sarebbe stato più facile dopo un grande successo, fare, non so, una commedia, All'università, sì, no, all'università, va bene, quello che si può sempre fare, non, parallelamente. No, di fare quelle commediacce terrificanti che poi vanno male, che però poi così. Cioè, questa è stata una scelta di coraggio, perché si è posta come un'attrice che ha fatto scelte importanti, con film anche difficili. Quindi vorrei darti merito di questa cosa, perché non è, insomma, è sacrosanto, è giusto, però non è comune. Tu non hai avuto tentazioni, immagino, delle proposte che hai avuto per fare anche cose, cioè di fare un percorso così serio, di impegno, con autori, con film, ripeto, complessi, forse anche rispetto anche, se vogliamo dirla tutta, anche un immediato ritorno economico, tanto di meno rispetto ad altre cose che potrei fare in televisione. Cioè, non è banale quello che tu stai facendo, insomma. L'ho pagata pochissimo, questo film. Pochissimo, ancora mi sta pagando. Va A rate, piccole rate. bene. Beh, il cinema, credo. Gettone al mese. Va bene. No, intanto ti ringrazio. Ma poi no, da una parte sono stata, più che da una parte, diciamo, sono stata, mi reputo molto fortunata perché finora, devo dire, ho avuto la possibilità, appunto, di questo me ne rendo conto anch'io, di aver potuto, insomma, interpretare dei personaggi che ho amato, di aver lavorato con delle persone che stimavo, sposando dei progetti in cui credevo. E probabilmente è una tendenza, credo, anche un po' caratteriale. Mi piace mettermi in gioco, cercare di fare delle cose che mi mettono un po' alla prova, perché se no non mi diverto, non c'è divertimento. E poi noi attori siamo delle creature un po' strane, diciamo, non, è difficile credere, non, è un lavoro complicato da qualche parte, quindi ho bisogno di lanciare il cuore oltre l'ostacolo tutte le volte. Però ho avuto la fortuna di essere stata scelta più volte, di aver trovato dei registi che hanno creduto in me, dei produttori che hanno creduto in me, dei compagni, dei colleghi che mi hanno aiutata, che mi hanno supportata, insomma, non ho fatto tutto questo da sola, anzi. E insomma, accettare dei ruoli così belli mi viene da dire che è la cosa più semplice del mondo, quindi quando me ne capiteranno è una cosa che personalmente mi auguro, insomma. Ma quali qualità ti interessano nei personaggi che porti sullo schermo? Cioè, che cosa deve avere un personaggio per interessarti? Intanto io non sono una persona proprio totalmente leggera, posso anche esserlo, però comunque tendo ad essere abbastanza riflessiva, mi piace, insomma, non sono proprio leggerissima, quindi cerco intanto delle storie che mi possano dare qualcosa di più, che mi possano, insomma, stimolare, su cui possa riflettere, delle cose nuove da imparare, non cerco delle cose molto semplici, immediate, questo non mi attrae, come sempre nella vita uno cerca di mettersi in gioco, insomma, questo perlomeno è quello che tento di fare con tutto quello che faccio al di là del mio lavoro. Non sono mai contenta di quello che faccio, ovviamente, quindi cerco sempre di mettermi alla prova, vedendo come riesco ad arrivare. E di qualità che cerco nei personaggi non saprei, intanto cerco forse delle cose che non ho fatto prima, quindi banalmente tante cose magari non le ho fatte proprio perché si somigliavano un pochino, per non ripetere, anche per noi, perché poi è un po', insomma, può essere un po', insomma, un po' ripetitivo, ecco. E quindi cerco di personaggi che siano diversi, delle storie che mi interessino sotto vari punti di vista. Ho fatto sì, insomma, dei ruoli abbastanza drammatici, perché appunto sono in linea anche con il mio modo pensare, non lo so, sono tante cose che si devono, è un'energia, è un'alchimia di cose il cinema, sono tanti fattori che si uniscono e che creano poi magicamente un prodotto, è un prodotto che però nasce dall'amore per quanto mi riguarda. Cerco di credere il più possibile in quello che faccio, di metterci amore, quindi cerco dei personaggi che amo. Bene, un applauso, questa è una scelta molto importante.